Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale. Settimanale curato dalla redazione di Italia 7. Partiamo con le ultime dall'aula di Palazzo del Pegaso, dove si è votato all'unanimità la revoca di una commissione alla luce dell'istituzione di un'altra commissione. Al centro sempre la questione della campagna vaccinale. Il Consiglio regionale ha votato all'unanimità la revoca della Commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da Covid-19. La delibera è stata portata al voto dell'Aula dopo la recente istituzione della Commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal Sistema Sanitario regionale per contrastare la pandemia ed in particolare della campagna vaccinale in Toscana. La commissione speciale, istituita nel mese di aprile, non ha mai eletto l'ufficio di presidenza, raggiungendo il termine di scadenza lo scorso 3 luglio. Oggi in Consiglio regionale è andata in scena una farsa, nel senso che il Consiglio regionale ha revocato la commissione speciale sui vaccini che era stata istituita ben 90 giorni fa, perché fino ad oggi, soltanto col voto contrario di Fratelli d'Italia, nacque questa commissione, non sono riusciti ad eleggere il presidente e quindi è stata sposata da tutto il Consiglio regionale la nostra proposta di fare una commissione d'inchiesta sulla pandemia e sui vaccini. Perché? Perché noi riteniamo che ci sia bisogno di aprire un focus importante su quanto successo nei mesi scorsi, in particolar modo sulla campagna vaccinale, ma in generale sulla gestione della pandemia, perché ahimè la Regione Toscana, la gestione della campagna vaccinale della Regione Toscana è stata alla ribalta del palinsesto nazionale delle TV e dei giornali italiani, perché ci sono stati personaggi molto noti che in Toscana hanno avuto corsie preferenziali nell'accesso al vaccino in maniera appunto con scorciatoie non molto trasparenti. Perché riteniamo che su tutto questo si debba far luce. Non vogliamo processare nessuno, non vogliamo processare nemmeno l'assessore Bezzini, che ha avuto una gestione pessima della campagna vaccinale, senza mai dare l'idea di avere la consapevolezza di quello che stesse succedendo intorno a sé, dando numeri che venivano smentiti l'indomani da lui stesso. Non vogliamo processare nemmeno il presidente Giani, che altrettanto si è smentito e contraddetto in continuazione durante questi mesi, creando soltanto confusione, caos e insicurezza nei confronti dei cittadini. Però vogliamo capire che cosa è successo. La proposta l'avevamo fatta pensando che una commissione speciale fosse utile per portare un contributo da parte anche dell'opposizione, ma voglio dire di tutto il Consiglio, ai lavori che erano stati programmati dalla Giunta sul piano vaccinale e che non procedevano come i cittadini si aspettavano. Poi però la maggioranza, che aveva la maggioranza in quella commissione, non ha deciso che non avrebbe votato l'ufficio di presidenza e oggi, che non è più il tempo della commissione speciale, perché la campagna vaccinale ha proseguito e quindi molti dei nodi sono stati snodati, secondo noi nemmeno benissimo, siamo arrivati al punto che è diventata più opportuna una commissione d'inchiesta, quindi convintamente abbiamo firmato la commissione d'inchiesta e procederemo con quella per far luce su tutto quello che non ha funzionato. Per quanto ci riguarda, abbiamo sempre detto che ci tenevamo a seguire, a dare un contributo alla campagna vaccinale, tant'è che noi già dal mese di marzo tutti i giovedì audiamo l'assessore Bezzini e il direttore generale dell'assessorato per monitorare l'andamento dell'epidemia e della campagna vaccinale. Ci importano più i risultati al di là degli strumenti. Ora è stata istituita su richiesta dell'opposizione, ma l'avrebbero potuto fare sempre, perché con 8 firme, che sono ovviamente nella disponibilità dell'opposizione, è stata istituita la commissione d'inchiesta, cosa che poteva essere fatto anche a aprile, ovviamente senza il contributo della maggioranza. Su questo è chiaro, visto che è uno strumento a garanzia dell'opposizione la commissione d'inchiesta. Vedremo, noi intanto come terza commissione, io sono il presidente, continuiamo con il nostro lavoro. Nel complesso la campagna di vaccinazione, che va detta la verità, non era iniziata bene, poi sta proseguendo bene e quindi a questo punto la commissione speciale, sulla quale anche noi avevamo condiviso il fatto che si potesse far nascere, è stata forse una molla che ha fatto impegnare tutti e meglio, quindi i risultati sono ottenuti. A questo punto da parte nostra il lavoro che potevamo fare è terminato, il lavoro è standardizzato, anzi deve continuare il lavoro dei medici, degli infermieri. Quando una commissione speciale trova tutte queste difficoltà nella fase iniziale,
già nell'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza credo che avrebbe potuto fare ben poco. Per questo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo capito che forse era meglio istituire e partecipare alla richiesta di una commissione d'inchiesta, anche perché le difficoltà dell'inizio della campagna vaccinale sono state talmente evidenti e eclatanti che la Toscana è arrivata agli onori delle cronache nazionali. Qui si tratta di capire e stabilire dove sono stati gli errori nella catena di comando e soprattutto non tanto per accusare o puntare il dito contro qualcuno, ma per cercare di risolvere delle criticità che si potrebbero ripetere in una successiva ondata pandemica. L'anno scolastico in Toscana è andato in archivio da un mese, ma già si pensa alla ripartenza del prossimo a settembre, un tema affrontato dalla Commissione Cultura. La Commissione Cultura, presieduta da Cristina Giachi, ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione in merito alle criticità prodotte dal sovraffollamento delle classi e dalla richiesta di attivazione dell'organico Covid anche per l'anno scolastico 2021-2022. La quinta commissione ha proposto all'Aula una risoluzione che impegni la Giunta a chiedere al Governo due cose fondamentali. Una è la revisione della norma regolamentare che governa il dimensionamento della scuola, cioè che stabilisce il numero minimo e massimo di alunni presenti nelle classi, perché questa norma è vecchia ormai di molti anni e l'ultimo aggiornamento risale al 2009, chiaramente non tiene conto delle necessità di distanziamento tra gli studenti che invece il Covid ci ha imposto e che ha visto la didattica sospendersi quando questo distanziamento non poteva essere garantito. Allora chiediamo che venga rivista questo limite e venga abbassato in modo che le classi siano composte da meno studenti e che si possa garantire la frequenza in presenza in sicurezza. L'altro punto fondamentale, nell'attesa che avvenga questa importante modifica normativa, è che venga predisposto anche per quest'anno l'organico Covid, il cosiddetto organico Covid, cioè un contingente di insegnanti in più che consenta di fare più classi con minor numero di alunni per classe. Sono delle misure che sono utili, ma dobbiamo pensare naturalmente a quello che è poi anche il benessere degli studenti all'interno delle loro aule. E credo che sia necessario a questo punto cominciare a pensare anche a delle soluzioni differenti e modulari per gli spazi nel quale i ragazzi vengono accolti. Questo non soltanto nell'ottica dell'emergenza Covid e del necessario distanziamento, ma anche per un benessere degli studenti e degli insegnanti all'interno di queste delle aule e delle scuole. Bisogna dire che la Regione Toscana, da questo punto di vista, non è sicuramente ben messa, perché abbiamo moltissime scuole, moltissimi istituti che non rispettano nemmeno i requisiti minimi, che questo lo avevamo verificato con dei sopralluoghi che avevamo fatti negli anni scorsi. Quindi si parte da una situazione piuttosto negativa, decisamente, e sarà necessario quindi un'accelerazione da questo punto di vista, perché non credo sia possibile accogliere di nuovo gli studenti in condizioni inadeguate con il nuovo anno scolastico. La Toscana pensa anche all'utilizzo di test antigenici salivari per tutti gli studenti. Il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime la mozione del vicepresidente Stefano Scaramelli, che chiede che la Regione si apri pista con i test salivari non solo per il ritorno della didattica in presenza, ma anche per tutte quelle attività di socializzazione che i giovani devono poter svolgere, dai centri e campi estivi alle attività sportive. Il tampone salivare è una cosa semplicissima, basta masticare come fosse una gomma, tempo pochissimi secondi, si ha la risposta, non è invasivo, si può fare anche più volte durante la giornata, si può fare prima di entrare, prima di uscire, ed è un meccanismo semplicissimo. Questo atto è importante e abbiamo chiesto che la Regione Toscana si apri pista su questo percorso per le scuole, per la didattica in presenza, ma anche per lo sport, per i centri educativi, per i centri di socializzazione, per la ripartenza del quadro di normalità che, quando sarà a settembre, ci consentirà quindi ai ragazzi di avere delle opportunità di stare in presenza senza doversi sottoporre a tampone o senza fare eccessivi livelli di precauzione. A settembre un'altra prova sarà quella dei trasporti.
avremo il trasporto pubblico all'80%, questo è l'obiettivo che ci poniamo, e avremo la possibilità di offrire proprio in coordinamento con gli uffici del Dipartimento della Pubblica Istruzione di livello regionale, con i funzionari, delle occasioni di incontro per capire come si prevede, diciamo, di comune accordo di poter procedere nella disposizione logistica delle classi, della composizione all'interno delle scuole, di quelli che sono gli aspetti che garantiscono la prevenzione. Il governatore Giani è tornato poi sulla campagna vaccinale, una delle armi più potenti per garantire un ritorno in classe in sicurezza. Ma io ritengo che innanzitutto il primo problema sulla scuola sia quello di arrivare con un'adeguata vaccinazione, per cui noi riapriremo il portale fra pochi giorni e in questo caso metteremo una voce specifica anche per i ragazzi dai 12 ai 16 anni che finora non avevamo mai preventivato nella copertura vaccinale. Naturalmente da un punto di vista oggettivo noi abbiamo da aprire le prenotazioni, ma contemporaneamente le vaccinazioni seguiranno il dopo Ferragosto. Capitolo formazione professionale, rimaniamo in tema, in arrivo 3 milioni di euro. Arrivano le linee guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale che gli istituti professionali presenti in Toscana intenderanno realizzare nel prossimo anno scolastico e formativo. Gli indirizzi, approvati con una delibera proposta dall'assessore all'istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Toscana, Alessandra Nardini, forniscono indicazioni sulle modalità di attuazione dell'offerta formativa regionale degli istituti professionali per l'anno 2021-2022. Con le linee guida la Giunta ha anche disposto lo stanziamento delle risorse economiche. Per il prossimo anno scolastico e formativo sono a disposizione 3.080.000 euro, di questi 1.800.000 del Fondo di Sviluppo e Coesione, destinati all'avviso pubblico per la presentazione dei progetti formativi triennali realizzati dagli istituti professionali, 350.000 e 900.000 euro provenienti dai fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, destinati rispettivamente ai percorsi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e agli interventi integrativi finalizzati all'acquisizione di crediti formativi per l'accesso all'esame di istruzione e formazione professionale. E con la nostra risoluzione, anch'essa approvata all'unanimità, abbiamo chiesto all'Aula di sollecitare la Giunta nel monitorare l'avanzamento della riforma e nel dare ascolto ai territori toscani, a tutte le province e ai settori industriali, perché si dia risposta al bisogno di formazione professionale e di specializzazione professionale con i profili che interessano poi alle imprese che debbono assumere i ragazzi formati. Questa risposta non nasce necessariamente da un aumento delle fondazioni, che sono lo strumento giuridico che è adoperato per realizzare questi percorsi formativi, ma magari da una loro migliore articolazione e da un aumento dei corsi senza aumento delle fondazioni. La vicepresidente della Commissione, Luciana Bartolini, si è soffermata sulla collaborazione tra mondo della scuola e distretti produttivi, invitando a riflettere su quanto sia importante il percorso di orientamento per i giovani. Noi chiediamo con questa proposta di risoluzione che la Regione Toscana continui a incrementare, a dare diciamo quanto dava gli altri anni per gli ITS, anche perché nel PNRR ci sono, mi sembra, 1,6 miliardi a disposizione proprio per questo tipo di istruzione superiore. Noi chiediamo un potenziamento di questo sistema che ha funzionato, che dà delle percentuali di occupazione altissime, che consente comunque ai ragazzi di continuare a formarsi, di crescere, quindi di avere un processo di cultura costante, ma nello stesso tempo interazione pubblico e privato, imprese e regione, per cercare mediante questi processi di formazione di consentire di avere dei percorsi di inserimento lavorativi mirati in base ai settori produttivi che necessitano di formazioni professionali. È fondamentale, sì, la professionalizzazione è specifica per un certo mercato del lavoro che è in continua evoluzione, va ricordato, ma è necessario anche che all'interno di questa formazione le soft skills, quindi quelle capacità trasversali che spesso anche la scuola ordinaria trascura un po' all'interno dei suoi programmi, vengano sviluppate, perché saranno fondamentali anche all'interno di un mercato del lavoro che, come abbiamo detto, è in continua evoluzione. Ed è necessario anche monitorare la qualità dell'insegnamento che viene appunto esercitato per tramite del lavoro delle fondazioni, quindi è necessario monitorare dal punto di vista economico come vengono spese queste risorse e la qualità della formazione che viene fatta.
È tutto anche per questo numero di Toscana Parlamento. L'informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana torna la settimana prossima.